altri 200. Ecco, stiamo entrando volevo fare marciapiede nella chiesa di San Lorenzo. No, però probabilmente questo devo mettere lo stesso. Qui ti punti come se andassi scurrido tu. Era anche spazio cimiteriale, cioè, come diceva il sindaco. Aspetta che prima diciamo due parole fuori. Romanica. Come arrivano tutti. E poi appunto. Molto, tutta la notte è piovuto. È stata aperta anche durante i giorni del Romanico. Sì. Possiamo entrare? Sì. Prego. Poi al limite diciamo due parole. Sì. Anche vi spieghiamo le statue che sono presenti. Santa Barbara, grazie su buco che due in Santa Lucia, alla su buco che è Santa Lucia. Santa Lucia. Santa Lucia è questa, sì. San Lorenzo, il Cristo risorto e San Pietro. Ecco, prendiamo posto, vediamola. Ecco, qua siamo nella navata centrale della chiesa, che era, diciamo, l'impianto romanico. Poi le navate laterali sono state fatte successivamente, questa navata qua, quando appunto c'erano i frati camandolesi. Il campanile sicuramente era un campanile a vela, che poi è stato rivisto successivamente ed era stato fatto ad opera di un parroco che era qua a Baulado, sicuramente tra il 600 e l'800, ecco, il periodo era quello. È una chiesa molto interessante perché, ripeto, c'erano i frati camandolesi che erano collegati a Bonarcano. Quindi, insomma, aveva una sua importanza all'epoca, tant'è che in periodo dei giudicati qua erano stati ospitati dei nobili di Oristano, un certo Costantino del Serra con sua moglie Anna, che si erano ammalati ed erano stati appunto ospitati qua e guariti da questa malattia che sicuramente era la peste. E avevano fatto una donazione, una grande donazione a questa comunità di monaci. Certamente la chiesa non è nata così a caso qua, è nata perché qua, già in periodo nuragico, il territorio era abitato, tant'è che rimangono i resti di un nuraghe. Qua dietro, dopo lo vediamo, c'è appunto i resti di un nuraghe che sicuramente è stato demolito per realizzare sia la chiesa che altre abitazioni circostanti. Ecco, e qua è nato Baulado. Il nome Baulado deriva appunto da Vado Largo, che significa Vado Lado o Vado Lato nel latino, Vado Largo. Ed è l'ultima villa medievale che ha resistito nel tempo, perché ce n'erano cinque in totale. C'era Zinnuri, che andremo a visitare, c'era Santa Barbara di Turre, che andremo a visitare, anche Santa Barbara, giusto? No, non ci andiamo oggi, va bene. E poi c'era Santa Maria Easa, Boronai, queste erano, diciamo, le ville medievali presenti nel territorio. E Baulado è quella che è rimasta ancora in piedi. Primo nucleo qua, poi hanno iniziato a edificare l'altra chiesa, la parrocchiale San Gregorio Magno, e così via. E quindi siamo arrivati ai tempi nostri, ecco. Questo è tutto. E all'interno della chiesa c'è un bellissimo altare che è stato ristrutturato, adesso non ricordo bene, tra il 90 e il 2000, ed è in stile barocco. Poi anche qua nel crocifisso, questa baldacchino, chiamiamolo così, queste colonne, anche quelle sono state ristrutturate proprio in quel periodo, sempre ad opera dell'amministrazione comunale. E ripeto, adesso c'è molto da fare perché la chiesa bisogna rivederla internamente, bisogna vedere se si può rintonacare oppure lasciare a vista, sicuramente verrà lasciata a vista perché è molto bella, la muratura è molto bella, i pavimenti, si riproporranno i pavimenti che c'erano prima, che erano in tracchitte. Ecco, questi saranno i lavori. Sì. Grazie signor sindaco, le statue al centro avete San Lorenzo, il Cristo risorto a sinistra, San Pietro a destra, la statua piccola giù con Santa Lucia con gli occhi e poi Santa Barbara, queste sono.
E niente, queste sono le informazioni su questa chiesa. Adesso andiamo a vedere, come diceva il sindaco, dietro c'è quello che rimane dell'oratorio. Sì. Perfetto. Andiamo.